Ovviamente comprenderete, il tema è estremamente, come dire, complesso e prevede, molte connessioni. Quindi, ci sono molte direzioni, lungo le quali la discussione potrebbe andare. Ovviamente io devo stare nel tempo, chiaramente, pure perché non posso abusare della vostra pazienza. E quindi ho lasciato all'interno della presentazione che vi renderò disponibile appena finita, la renderò disponibile alla segreteria appena finita la presentazione. Mi sono riservato di aspettare giusto perché se viene fuori qualche cosa interessante durante la discussione che io posso aggiungere al documento finale, mi farebbe piacere farlo. E quindi diciamo, la presentazione la renderò disponibile immediatamente dopo questa chiacchierata. Come vedete su questo schermo, su questa slide che vedete, ci sono ogni tanto dei QR code che potete inquadrare con il vostro telefonino e vi rimanda a delle pagine web. Come vi dicevo, visto che l'argomento è molto, come dire, multidisciplinare e può prendere diverse direzioni, ovviamente, piuttosto che inseguire tutte queste direzioni, ho preferito inserire all'interno della presentazione diversi riferimenti. Quindi troverete riferimenti e di volta in volta vi dirò, così come ho aggiunto delle slide addizionali che non vi farò vedere, però possono essere utili per avere ulteriori, come dire, stimoli. Quindi il tema della presentazione di oggi è la CO2 o il CO2, a seconda da come lo vogliamo chiamare, è la fisica del riscaldamento globale. Io sono un fisico, quindi vi parlerò principalmente degli aspetti fisici legati al problema. Il sommario della presentazione è questo: essenzialmente io vi condurrò nel percorso che la radiazione emessa dal Sole fa verso la Terra, parlandovi del bilancio energetico della Terra. È ovvio che a questo punto vi devo parlare poi della serra, essenzialmente di come la nostra atmosfera fa sì che parte di questa energia resti vicino alla superficie, cioè laddove noi abitiamo. Vi parlerò quindi dell'effetto serra, quali sono i gas serra. Vi farò vedere vi farò vedere delle risultanze da misure e modelli, inserendo anche, diciamo, l'attività specifica di ricerca che faccio, che conduco all'interno del gruppo di ricerca di spettroscopia applicata dell'Università degli Studi della Basilicata. Vi farò vedere qualche conseguenza. Dopodiché vi proporrò alcune riflessioni, sperando che siano d'aiuto sia a questa chiacchierata, sia che possano servire da spunto per gli elaborati dei ragazzi. Quindi delle paure e delle speranze, perché no, anche quanto è importante il lessico in questa discussione. Allora, questo è il percorso che fa la radiazione emessa dal Sole, arriva sulla Terra e torna indietro verso lo spazio. Quindi, nel grafico che vedete sulla vostra destra c'è un'illustrazione elaborata dalla NASA, che mostra anche in maniera quantitativa la quantità di radiazione solare che arriva dal Sole. Dopodiché, questa in giallo che vedete qui, la freccia più spessa, che mostra quanta radiazione per metro quadro arriva sul nostro pianeta. Dopodiché, gran parte di questa radiazione viene riflessa indietro, una parte viene riflessa indietro dalle nuvole e anche dalla superficie. Una parte di questa radiazione però riscalda la superficie terrestre. Riscalda la superficie terrestre facendola emettere però in un altro intervallo spettrale, che è quello dell'infrarosso. Quindi la gran parte dell'energia solare entra nel visibile e la gran parte dell'energia esce dalla Terra nell'infrarosso. Facciamo questo viaggio con maggior dettaglio, quindi diciamo questo che vedete qua è essenzialmente un indice. L'atmosfera trasmette e assorbe, a causa della presenza di molecole come l'acqua, CO2, ossigeno, ozono e le polveri, e riflette, principalmente a causa delle nubi che vedete qua, parte di questa energia indietro verso lo spazio. Poi diffonde la radiazione visibile entrante. E dopodiché la superficie ne assorbe la restante parte.
Questa parte riscalda la superficie, dopodiché la Terra emette questa energia nell'infrarosso, più o meno con gli schemi che vedete elencati qui. C'è una parte della radiazione terrestre che viene messa anche nell'infrarosso, scusate, nelle microonde, ossia, come dire, a lunghezza d'onda ancora più alta, quindi da questa parte, e comunque un ruolo fondamentale in questo caso lo giocano le molecole dell'acqua e dell'ossigeno. Quindi, come vedete, qua dentro ci stanno le molecole estremamente importanti per la nostra vita, l'acqua fondamentale per la nostra vita, ma anche fondamentali per il bilancio energetico della Terra. Andiamo un po' più forse c'è una domanda per la segreteria, Stefano. Andiamo un po' più. Procedo? Sì, procedi, possono entrare gli studenti. Sì. Allora, come vi dicevo, incominciamo questo viaggio, diciamo, lo iniziamo praticamente dal nostro motore primo, dal Sole. Permettetemi di, come dire, di illustrarvi questa figura che è tratta dalla mia tesi di laurea, quindi da molto indietro nel tempo. Io di formazione sono un fisico che studiava le atmosfere solari. Dopodiché, come dire, mi occupo ora di atmosfera terrestre e quindi permettetemi un momento di nostalgia relativamente al nostro motore primo che è il Sole. Qui vedete come essenzialmente è fatto il Sole. Ovviamente nessuno mai può vedere come è fatto dentro. La parte che vedete qui nell'emisfero superiore rappresentato è tutta di ricostruzione, ovviamente, mentre la parte che vedete sotto sono osservazioni fatte a diversi livelli, fatte a diversi livelli dell'atmosfera solare stessa. La parte più profonda, dove si vedono le macchie solari, quelle che vedeva pure il padre della fisica, della scienza contemporanea, della scienza moderna, Galilei Galilei, dopodiché la parte più superiore, intermedia, diciamo, la cromosfera del Sole, nonché la parte più energetica, la parte della corona, dove avvengono fenomeni molto interessanti per quanto riguarda il Sole stesso. Andiamo all'interno. Allora, all'interno del Sole c'è un cuore, diciamo, non chiamiamolo cuore, la parte centrale e la parte dove avvengono le reazioni nucleari. Questa è la parte dove l'idrogeno si combina formando elio, ma quello che è importante dal nostro punto di vista, producendo energia, una grande quantità di energia che poi arriva fino a noi. Dopodiché questi fotoni da qua dentro impiegano circa 10 milioni di anni per arrivare sulla superficie del Sole, e poi dal Sole a noi ci mettono circa 7 minuti. Circa 7 minuti. Il Sole, qui in questa tabella ho riassunto alcune caratteristiche principali del Sole: il suo raggio è circa 6 per 10 alla 5 km, la massa è 2 per 10 alla 30 kg, la cui composizione è essenzialmente idrogeno, 90%, 9,9% l'elio e il resto, gli elementi che vedete indicati qui, Dopodiché, questo vuol dire che il nostro Sole, grazie all'abbondanza di idrogeno, quindi del carburante che lo fa bruciare, è una stella di mezza età. Il nostro Sole brilla da circa 4 miliardi e mezzo di anni e grazie a questa grande quantità di idrogeno ancora al suo interno, brillerà per altrettanti anni. La temperatura al centro, dove si innescano le reazioni nucleari che fanno sì che la stella si accenda, sono circa 15 milioni di Kelvin, mentre la temperatura superficiale, ossia la temperatura efficace, il caso di parlare in questo caso, cioè ossia la temperatura dell'energia, la temperatura legata all'energia emessa dal Sole stesso sulla parte esterna, è circa 5.800 Kelvin. Dopodiché, da 4 miliardi e mezzo di anni il Sole emette verso lo spazio una quantità di energia veramente impressionante. Molto molto generoso il nostro Sole, cioè in tutte le direzioni il Sole emette circa 4 per 10 alla 26 watt di energia, di potenza. La emette prevalentemente nel visibile e continuerà ad emetterla per altri 4 miliardi e mezzo di anni. Abbiamo pagato la bolletta per un bel periodo di tempo.
Dopodiché, essendo noi a una distanza di circa 150 miliardi di metri dal Sole stesso, questo significa che per ogni metro quadro della nostra superficie terrestre sono riservati circa 1400 watt, ossia su ogni metro quadro della Terra arrivano 1400 watt. Dopodiché, di questa energia che arriva immediatamente fuori la nostra atmosfera, una parte di questa energia viene riflessa indietro verso lo spazio nel visibile. Per esempio, l'immagine che vedete della Terra che ho preso è un'immagine presa da Meteosat First Generation, quindi diciamo da un sensore che guardava nel visibile la Terra, e come potete vedere si vede, quindi diciamo c'è una parte, siccome la Terra non emette nel visibile, c'è una parte di radiazione visibile che la nostra Terra riflette indietro verso lo spazio. Questa quantità di luce che la Terra rimette verso lo spazio si chiama albedo e vale 0,3. Quindi il 30% dell'energia che arriva fuori dalla nostra atmosfera terrestre viene riflessa indietro nello spazio e ne resta quindi la restante parte per noi. Dopodiché la Terra è una sfera che gira su se stessa, ossia abbiamo sia il giorno, mentre una parte, un emisfero della Terra è al Sole, l'altra metà è al buio, quindi vuol dire che metà Terra illuminata e l'altra metà è al buio, quindi dobbiamo dividere per due per questo motivo. Dopodiché la Terra è una sfera, quindi ai poli la radiazione arriverà meno efficacemente di quanto arriva nella fascia tropicale. Questo fa sì che abbiamo un 4 qui sotto. Per cui in media ogni giorno su ogni metro quadro della Terra arrivano circa 240 watt. Con 240 watt per metro quadro, se non ci fosse l'atmosfera, una sfera come la Terra, grande come la Terra, emetterebbe a una temperatura di circa meno 18 gradi centigradi. Ossia, in assenza di atmosfera, la nostra Terra sarebbe un deserto gelato. Ok, allora, qui diciamo, ovviamente, vediamo dal punto di vista spettrale come si comporta una sorgente che emette a 5800 Kelvin, come il Sole, e una sorgente che emette a meno 18 gradi centigradi, che significa 255 Kelvin, che è qui indicata in rosso, che è la Terra. Ok? Quindi questa è la temperatura media della Terra e questa è la temperatura efficace del Sole. La temperatura efficace della Terra, la temperatura efficace del Sole. Ho messo sull'asse delle X la lunghezza d'onda, che va da 0,1 micron fino a 1000 micron, che vedete qui. In scala logaritmica ho fatto anche la radianza, che sarebbe i watt per metro quadro, per steradianti per micron, e dopodiché, come vedete, le due funzioni sono quelle di corpo nero, quindi le funzioni di Planck, quindi che descrivono come metterebbe un corpo nero a 5800 Kelvin e a 255 Kelvin, le vedete qui rappresentate. A parte la loro intensità, che ovviamente sapete è legata alla temperatura, quindi quella del Sole è molto più intensa rispetto a quella della Terra, però potete vedere marcatamente che il massimo delle due curve si trova in due posizioni differenti. In particolare il Sole, che vedete qui rappresentato, qui sopra ho messo nella scala colori molto prossima a quella dell'arcobaleno, praticamente, le lunghezze d'onde che vanno da 0,38 a 0,78 micron, le ho messe qua sopra, potete vedere che il Sole emette principalmente nel visibile, ed emette principalmente nel giallo, per cui quando i bambini disegnano il Sole giallo hanno pienamente ragione. Dopodiché vedete la Terra invece che emette principalmente intorno a 10 micron. Ok? Dopodiché, appunto, come vi dicevo prima, la notazione metodologica, come vedete, ho lasciato qui, in questo bordo, degli approfondimenti. Cioè, tutti i conti che ho saltato di fare, li ho rimessi anche qua dentro, in questo caso. Quindi troverete, andando qui sopra, lo faccio vedere una volta per tutte, sei slide che si rifanno il calcolo, chiedo scusa, e dopodiché potete tornare indietro in questa maniera. Ok, detto questo, quindi
il sole emette principalmente nel visibile, la terra emette principalmente nell'infrarosso. Questa cosa ve l'ho fatto vedere con le funzioni di Planck, però secondo me questa è una dimostrazione più lampante. Questa è presa da Seviri. Seviri è lo strumento che sta a bordo di Meteosat Second Generation, che è lo strumento principe con il quale si fanno le previsioni del tempo in Europa, e vola dal 2002 sopra le nostre teste praticamente, e come potete vedere questo strumento che guarda sia nel visibile che nell'infrarosso, qui vedete un'animazione fatta una per ogni ora, l'animazione è quotidiana praticamente, quello che vedete scorrere è un giorno, e l'animazione che vedete qui è fatta sulla vostra sinistra con le immagini prese nel visibile, mentre nella vostra destra è l'immagine presa nell'infrarosso. Ovviamente la Terra riflette la luce visibile del Sole solo di giorno, perché poi arriva la notte e come vedete la Terra diventa scura, mentre emette di giorno e di notte. Ok, a questo punto noi abbiamo detto la Terra dovrebbe essere un deserto gelato a meno 18 gradi centigradi, se non ci fosse l'atmosfera. Cerchiamo di capire come si comporta l'atmosfera, quindi cerchiamo di capire questa copertina che ci protegge dal raffreddamento, come è fatta. I due grafici che vedete qua sono due grafici, i nostri colleghi in genere ci guardano storti, perché, la digressione, perché in genere siamo abituati a mettere la variabile indipendente sull'asse delle x e la variabile dipendente sull'asse delle y, no? Questo è quello che noi facciamo in genere, e come vedete in questo caso facciamo esattamente l'incontrario. Perché? Come si legge questo grafico? Sull'asse delle y qua c'è la distanza rispetto alla superficie terrestre, mentre sull'asse delle x c'è la grandezza che stiamo osservando. La grandezza, inoltre questa scala Y è doppia. Sulla parte sinistra dei grafici ho riportato la pressione, che decresce con la quota, e sulla destra di questi grafici ho messo l'altitudine rispetto alla superficie terrestre espressa in chilometri. Il grafico che vedete qua sulla sinistra rappresenta la temperatura, fa vedere come varia la temperatura all'interno della nostra atmosfera. Giusto per ricordarvi, c'è un microfono aperto. Giusto per ricordare praticamente, tenete presente che noi abitiamo qui. Noi siamo nella parte più bassa. Questa parte più bassa che vedete qui si chiama troposfera. Più o meno alle nostre latitudini va dalla superficie terrestre e arriva a poco più di 10 km. Qua dentro ci sono le nostre città, la nostra montagna più alta, tutte le sorgenti dell'inquinamento, la stragrande maggioranza del vapore acqueo si trova qui dentro. Poi, segnata da questa linea che vedete in verde, c'è la tropopausa, che segna la fine della troposfera. In troposfera la temperatura decresce pressoché costantemente con la quota. Dopodiché abbiamo un'altra regione dello spazio, dell'atmosfera, che si chiama stratosfera. La stratosfera va tra la tropopausa e la stratopausa. Qui, per esempio, è interessante che in questa parte, per esempio c'è l'ozono, vedremo che ruolo importante ha l'ozono nella nostra atmosfera terrestre e perché è importante che si trovi esattamente lì il nostro ozono. Dopodiché, arrivato intorno a 50 km, c'è un altro punto nel quale la temperatura inverte la sua tendenza e si chiama stratopausa, e qui abbiamo la mesosfera. Poi ci fermiamo perché ovviamente non andiamo ancora più in alto, però questo è più o meno come è strutturata in temperatura la nostra atmosfera terrestre. Ovviamente per i fenomeni legati al riscaldamento globale è estremamente importante questa parte, che è la parte più densa. Ovviamente l'atmosfera è stratificata come un fluido
e quindi la parte più pesante è vicina alla superficie, la parte più leggera è più in alto. Quindi man mano che salite non solo decresce la pressione, ma decresce anche la densità del fluido che sta sopra di voi. Nel grafico sulla destra invece vedete esattamente, come dire, con la stessa codifica, ossia sull'asse delle X ci sta in questo caso la concentrazione e sull'asse delle Y invece c'è l'altezza e la pressione. Potete vedere dei gas attivi, non ci sono i maggiori costituenti dell'atmosfera, perché i maggiori costituenti dell'atmosfera sono l'azoto molecolare, circa il 78%, e l'ossigeno molecolare, circa il 21%. Ma sono gas che sono praticamente, come dire, non attivi nell'infrarosso, quindi non hanno un ruolo importante per quanto riguarda il riscaldamento della Terra stessa. Quelli che invece hanno un comportamento importante sono quelli che vedete graficati qui, vedete rappresentati qui. In giallo in particolare abbiamo l'acqua, e come vi dicevo, vedete la concentrazione dell'acqua è quasi tutta esclusivamente in troposfera. Dopodiché in stratosfera praticamente non ce n'è più. Dopodiché questa linea costante che vedete qua è la famosa o il famoso CO2, che praticamente ha un rapporto di mescolamento costante, pressoché costante con la quota, perché non ci sono né sorgenti né pozzi di CO2 lungo il percorso, non c'è niente che la dissocia nella nostra atmosfera. Qui invece vedete in celeste la molecola che vi dicevo prima, l'ozono, che è estremamente importante che stia qui. Vedremo che ha un ruolo fondamentale per fermare la radiazione ultravioletta che previene dal Sole. Poi qui è rappresentato in rosso anche l'N2O, che è un altro gas terra di cui vi parlerò brevemente. Questo è, diciamo, è come è fatta la composizione, cioè qual è la composizione della copertina che ci riscalda. Andiamo a vedere ora invece la radiazione che dal Sole arriva sulla nostra Terra. La linea gialla-arancio che vedete qua è l'irradianza emessa dal Sole. O meglio, questa è l'irradianza che arriva immediatamente fuori dalla nostra atmosfera. È questa linea che vedete qui, arancio. Mentre la linea blu che vedete qui è una linea che rappresenta quanta energia arriva a livello del mare. Come vedete, quindi, c'è una gran parte di energia, basta per confronto, che vedete che si perde nel passare attraverso l'atmosfera stessa. Vi dicevo che avevano un ruolo attivo, per esempio, l'acqua, la stessa CO2, però un ruolo estremamente importante, come potete vedere qui, è l'ozono. E siccome ho messo anche in questo caso la scala di colori per ricordarci dov'è il visibile, che vedete qui, come vedete, l'ozono ha un ruolo importantissimo a lunghezze d'onda più piccole del violetto, quindi nell'ultravioletto, ossia dove ci stanno i raggi del sole nocivi per la nostra pelle. Messaggio in codice, le lampade ultraviolette fanno male, che se ne dica, perché noi per fortuna siamo sempre stati sotto un ombrello fatto di ozono. E l'ozono ha la caratteristica particolare di trattenere la radiazione ultravioletta del sole, che è quella più energetica, che la nostra pelle non riesce a digerire e quindi si ammala. E come dal punto di vista grafico potete vedere immediatamente quanta parte di questa radiazione l'ozono porta via. La parte più grande di energia che vedete qua invece rimossa è dovuta a è una cosa che per me è molto romantica, diciamo, da questo punto di vista. Se l'atmosfera, com'è il cielo? Il cielo è celeste, no? Se non ci fosse l'atmosfera, noi vedremmo lo spazio sopra di noi, vedremmo il sole come un enorme proiettore e tutto intorno nero. Per fortuna, il cielo è fatto in maniera tale, le molecole che costituiscono la nostra atmosfera, è fatto in maniera tale che diffonde la luce del sole. Quindi la luce del sole arriva sulla nostra atmosfera,
per la dimensione caratteristica delle molecole che costituiscono la nostra atmosfera, questa luce si diffonde privilegiando il blu rispetto al rosso. E questo fa il cielo celeste. Quindi il fatto che noi abbiamo una gran parte di energia che si perde, che non arriva direttamente con un occhio di bue su un attore che sta su un palcoscenico, ma illumina invece tutto, è dovuto al fatto che l'atmosfera in gran parte diffonde questa luce, facendo anche il cielo celeste. Dopodiché, come vedete, un ruolo attivo per trattenere parte della radiazione solare lo hanno le molecole che vedete elencate qui, ossia acqua, CO2 e ossigeno molecolare, nonché l'ozono di cui vi ho ampiamente parlato. Questo è quello che accade al Sole. Vediamo invece che accade alla radiazione che fa il percorso inverso, ossia dalla nostra Terra verso lo spazio. Come vedete in questo grafico, ho rappresentato un eventuale strumento che stesse fuori dall'atmosfera terrestre e catturerebbe la distribuzione spettrale della radiazione emessa dalla Terra. Questa radiazione praticamente è questa che vedete rappresentata in blu. Dopodiché potete vedere le impronte digitali di alcune molecole in particolare. Sullo stesso grafico ho rappresentato tre curve di Planck per tre temperature differenti. In particolare la linea rossa che vedete qua è quella relativa a 288 Kelvin, perché ho simulato questa misura come se la Terra avesse una temperatura di 15 gradi centigradi, e quindi 288 Kelvin. Dopodiché la linea verde che vedete qua è la temperatura efficace della Terra, se non ci fosse l'atmosfera, 255, e dopodiché la temperatura che vedete, la planckiana che vedete qua in celeste, è quella a 216 Kelvin, che è la temperatura della tropopausa. Allora, come vedete, c'è una gran parte di radiazione che va via, quindi che questa è radiazione che viene emessa dalla Terra verso lo spazio. Quindi, se viene assorbita dall'atmosfera, resta a disposizione dell'atmosfera stessa. E come vedete, non è uguale dappertutto, ma come di questo ammanco, diciamo, fra radiazione che sta uscendo e un eventuale corpo nero che sta emettendo, ha delle impronte digitali ben precise, cioè la CO2 o il CO2 porta via gran parte della radiazione vicino al massimo. Quindi, un altro gas importantissimo dal punto di vista come dire, dell'assorbimento della radiazione che la Terra emette verso lo spazio è l'acqua, è il vapore acqueo. Vedete tutta questa parte, che è una parte ancora non investigata dallo spazio, tenete presente, e come dire, grazie anche al professor Bruno Carli, che avrete il piacere di ascoltare la prossima volta in questo ciclo di seminari, fra poco questa parte di spettro verrà osservato dallo spazio e penso che il professor Carli avrà il piacere di parlarvene anche. Dopodiché, come dire, l'acqua assorbe anche da questa parte. Vedete qua una cosa simpatica? L'ozono anche lui ha un effetto di trattenere l'energia verso la Terra. Però è importantissimo che l'ozono sia dove sta. Perché dove sta l'ozono ci ferma la parte di radiazione ultravioletta che è più energetica e dannosa per la nostra salute, nonché, come dire, costruisce anche nel bilancio energetico, darebbe un contributo molto importante. Però assorbe anche lui nell'infrarosso. Ok, allora, a questo punto vi voglio far vedere l'effetto serra, cioè l'equazione che regola l'effetto serra. Come dire, questa non è una cosa che secondo me potete far vedere direttamente ai vostri studenti, quindi ho immediatamente messo il risultato, ma se volete posso condividervi, diciamo, 7-8 slide di equazioni che portano a questa formulazione. Però questa è un'equazione estremamente importante. Questa equazione che vedete qua è l'equazione dell'effetto serra. Come si legge? Si legge in questa maniera. Φ è il flusso netto costante di energia che attraversa l'atmosfera terrestre.
che è quella che viene dal sud, pi greco e pi greco. Dopodiché d sarf è la planchiana della superficie. Chi 0 star, che ho scritto qua, è lo spessore ottico dell'atmosfera. Dopodiché, per come è scritta questa legge, prima di entrare nei dettagli, è evidente che se questo numero cresce, se lo spessore ottico cresce, la temperatura superficiale cresce. Questo è come F uguale mv. Questa relazione è conseguente al bilancio energetico della Terra. Cioè, uno si mette sulla Terra, segue il percorso, divide la Terra magari in strati e vede quanta energia entra e quanta energia esce e ne fa il bilancio. Ovviamente questa energia, mentre passa attraverso l'atmosfera, può essere assorbita e questo assorbimento è indicato da questa lettera, chi 0 star. Quello che è importante, che vi voglio far vedere però, è che se cresce questo, la temperatura della superficie terrestre può fare una cosa sola, cresce. Questo, quando vi dico, è come F uguale M per A, è come quando io, per esempio, prendo questa pallina, vedete? E la lascio. Allora, se vi domando io che faccio lasciando questa, quando lascio questa pallina, la pallina che fa, voi lo sapete cosa fa. Cade, perché c'è la forza di gravità, questo oggetto viene, come dire, della forza di gravità, cade lungo la verticale, perché siamo abbastanza vicini alla superficie terrestre, e quindi cade lungo la verticale. Io però non vi so dire dove è andata a finire, mo forse la dovrò cercare, che forse si è infilata sotto il divano. Però quello che è sicuro è che se io lascio la pallina so in che direzione va. Come dire, il fatto che la pallina va verso il basso, uno scrive F uguale M per A e al posto di F scrive M per G con il verso verso il basso. E quindi scrive che l'accelerazione è uguale a meno G. No? Giusto per parlare in fisica. Ok? Questa equazione ha esattamente la stessa potenzialità. Vi dice se cresce una grandezza, dove va un'altra. Purtroppo sono costretto io a tagliarvi e a ricordarvi infinitamente queste cose, perché una delle obiezioni più forti che è stata fatta a chi dice guardate che ci stiamo riscaldando, era l'obiezione che veniva fatta era sì, ma il sistema dell'atmosfera terrestre è un sistema molto complicato, quindi le tue equazioni non lo riescono a descrivere. Ma a me non interessa descrivere esattamente dove andate a finire la pallina. A me interessa far capire in che direzione si muove la pallina. Poi è chiaro, per capire dove è andata la pallina vi dovrei dire come è fatta la pallina, che ci sta sotto di me, come è fatto il pavimento, se c'è la sedia, se c'è il divano, vi devo dire tutte queste cose. Però una cosa è sicura, se io lascio la pallina si muove verso lungo la verticale, verso il basso. Ok? Questa equazione si ricava essenzialmente dal bilancio energetico, cioè essenzialmente è una legge di conservazione dell'energia applicata nell'atmosfera terrestre stessa. Vi faccio notare che se uno qua mettesse chi 0 star uguale a 0, troverebbe come temperatura della superficie quale valore? Esattamente 255 Kelvin. Ossia, in assenza, in questa equazione c'è scritto che in assenza di atmosfera la temperatura della superficie terrestre sarebbe 255 Kelvin, ossia meno 18 gradi centigradi. Allora, con questa equazione noi di fatto ci abbiamo a che fare praticamente quotidianamente. Cioè, voi cosa, per esempio, se la notte fa freddo, cosa facciamo? Avevamo una copertina, magari ce ne mettiamo due. Ossia, aumentiamo lo spessore, a parità di materiale, aumentiamo lo spessore della copertina che fa sì che il calore, noi siamo una stufetta a 37 gradi centigradi, non si disperda verso l'ambiente che magari è intorno a 20 gradi. Quindi vogliamo che il calduccio resti sotto le coperte. Quindi se fuori fa più freddo e ovviamente l'energia che noi emettiamo è più invogliata ad andare verso l'esterno, per fermarla mettiamo due coperte. Oppure
togliamo il plaid di lana e mettiamo un piumone, che è più efficace a trattenere il calore verso di noi stessi. L'equazione che state vedendo qua è esattamente l'equazione della copertina. Quello che sta accadendo a noi è esattamente questo. Noi stiamo cambiando la costituzione di questa copertina. E la cambiamo essenzialmente immettendo in atmosfera una quantità maggiore di anidride carbonica o di diossido di carbonio, a seconda di come lo vogliamo dire. Ok, detto questo, andiamo a vedere ora quali sono i gas che fa ad effetto serra, ossia andiamo a vedere quali sono i componenti di questa copertina che noi utilizziamo quotidianamente. Allora, qua mi sono preso una riduzione tridimensionale delle molecole e come vedete sono listate qua, sono indicate qua, sono il vapore acqueo, il principale gas serra è il vapore acqueo e mi auguro di avervi convinto facendovi vedere questa diapositiva dove voi vedete essenzialmente che l'acqua assorbe per un intervallo spettrale molto grande sia da questa parte che da questa parte e quindi il fatto che trattenga gran parte dell'energia è dovuto al fatto che è attiva una grande parte della porzione dello spettro dove la Terra emette nell'infrarosso. Poi abbiamo il diossido di carbonico o l'anidride carbonica a seconda di come la vogliamo dire e quello che vedremo. Andiamo avanti, andiamo per l'ordine, iniziamo col vapore acqueo, quindi andiamo per rilevanza. Il principale gas serra è il vapore acqueo. Allora, il vapore acqueo in atmosfera terrestre sapete che è legato al quanto vapore acqueo ci può essere in atmosfera terrestre. C'è una legge di Clausius-Clapeyron che ti dice quanta pressione di vapore acqueo puoi avere in atmosfera terrestre in funzione della temperatura. Cioè, che vuol dire, notate per esempio che appunto d'inverno, durante l'inverno, il nostro respiro fa i fumetti. Fa il fumetto perché? Perché fin quando l'aria sta nella stufetta a 37 gradi può contenere maggiore vapore acqueo. Poi appena quest'aria che contiene una quantità di vapore acqueo grande, si trova all'esterno, magari intorno allo zero, dove è possibile avere meno vapore acqueo, ovviamente condensa e fa le nuvolette. Quindi questa legge che vedete qua, che è espressa qui in maniera semplificata, ci sono diverse espressioni della legge di Clausius-Clapeyron, io ho preferito utilizzare questa semplificata che è sufficiente per illustrare quello che voglio mostrarvi, questa legge di Clausius-Clapeyron di fatto rappresenta una barriera. Le condizioni possibili per il vapore acqueo sono soltanto quelle in quest'area grigia. Ossia, noi non possiamo trovare a 280 gradi, a 280 Kelvin, 40 ettopascal di vapore acqueo. Perché questa in bianco che vedete qua rappresenta una zona vietata per come è fatto il vapore acqueo. Questa legge però vi dice che più alta è la temperatura, più grande è la quantità di vapore acqueo che l'atmosfera, l'aria può immagazzinare. Per esempio, questo è il meccanismo che garantisce la formazione delle nuvole. Prendiamo una particella d'acqua, quindi diciamo una porzione di atmosfera terrestre a 300 Kelvin, ossia a 23, a 27 gradi centigradi, che contenga 10 ettopascal di vapore, che vedete rappresentato qua. Supponete che per qualche motivo, per esempio, come accade nell'atmosfera terrestre, siccome l'aria calda è più leggera dell'aria fredda, una volta che l'aria si è riscaldata tende a salire, man mano che sale, ricordatevi come è fatta l'atmosfera, la temperatura decresce con la quota, la temperatura diminuisce, sale, arriva a un certo punto che la temperatura è più bassa, non ce la fa più a contenere, il vapore acqueo e quindi l'acqua condensa formando le nuvole. Ossia 10 ettopascal di vapore acqueo che si trovano a 300 Kelvin non si possono trovare a 280 Kelvin. A 280 Kelvin diventano una nube. Quindi si abbassa la temperatura e si formano le nuvole. Questo è quello che accade nella nostra atmosfera. Per esempio, un'altra maniera per ottenere le nuvole sono le nuvole di mescolamento. Supponete di avere 50 ettopascal di vapore acqueo a 310 Kelvin. Supponete di avere 2 ettopascal a 260 Kelvin. Per esempio, supponete di miscelarli in parti uguali.
Ovviamente, per come è fatto il grafico, capirete che la soluzione sarebbe in un punto intermedio qui, ossia si troverebbe nella regione vietata del piano di Clapeyron. Quindi non può stare là l'acqua sotto forma di vapore, ma si formerà una nuvola. E questo è il meccanismo di formazione delle nubi di boschi di mescolamento, anche detti in inglese contrail, ossia le scie degli aeroplani. Questa cosa, mi raccomando, non lo dite ai profeti delle scie chimiche, perché potreste deluderli. Il motivo per cui gli aerei fanno le scie è esattamente questo, perché voi avete l'aria all'interno della cabina, che è calda e piena di vapore, perché ci stanno tante persone all'interno, che si mescola con aria fredda con poca quantità di vapore acqueo. Può accadere che questi due oggetti sono tali che mescolandosi formino le nuvole. A volte si formano e a volte non si formano. Quindi questo è il meccanismo che accade per la formazione delle nuvole. La formazione delle nuvole è fondamentale perché? Perché quello che accade è che il sole riscalda la superficie della terra e quindi anche del mare. Il mare evapora, l'acqua del mare evapora e ovviamente, siccome abbiamo detto, l'aria calda è più leggera dell'aria fredda, l'aria sale verso l'alto. Man mano che sale, può arrivare si può trovare a temperature tali che si forma le nubi. Se le nubi all'interno le goccioline di acqua diventano molto grandi, queste goccioline non ce la fanno più a stare nelle nuvole e viene e precipita. Dopodiché arriva il vento che sposta queste nuvole verso l'interno e abbiamo le precipitazioni anche verso l'interno. E questo fa il ciclo dell'acqua. Quindi tu riscaldi la superficie della terra, si riscalda il mare che copre per 2/3 la superficie terrestre, dopodiché si mette in giro questo meccanismo che riporta l'acqua sulla terraferma e poi la riporta verso il mare. Quindi l'acqua è il principale gas serra, però sta all'interno di un ciclo che, tra virgolette, al momento ancora non abbiamo alterato. Questo vi voglio far riassumere, vi voglio, come dire, far riflettere anche su un altro aspetto. Il grafico che vedete qua rappresenta la curva di Clausius-Clapeyron, però per tre pianeti. Marte in verde, la Terra in azzurro, in blu, chiedo scusa, e Venere in rosso. Queste tre curve che vedete rappresentano quello che accade quando l'acqua condensa, quindi da vapore acqueo condensa. Allora, cosa accade? Allora, dicevamo, quando si formano le nuvole, che cosa sta accadendo? Vapore acqueo si trasforma in acqua liquida. Questa è una reazione fortemente, una reazione di tipo esotermica, quindi cede calore all'esterno. Quindi si riscalda la superficie terrestre, per effetto del riscaldamento evapora l'acqua. Quando l'acqua incomincia a condensare per fare le nuvole, riscalda ulteriormente perché avete una sostanza che passa dalla fase aeriforme alla fase gassosa. Scusate, alla fase liquida, quindi perde energia interna e quindi da questo punto di vista l'oggetto cede calore verso l'esterno. Cos'è che ferma questo meccanismo a crescere? Quindi l'evaporazione e poi la condensazione che ulteriormente aumenta la temperatura. Il fatto che a un certo punto l'acqua precipita e quindi c'è l'acqua liquida. Questo ciclo è garantito perché noi abbiamo l'acqua liquida. Dopodiché, come dire, cosa accade invece negli altri due pianeti? Marte ha un'atmosfera troppo sottile, quindi l'effetto serra in realtà è poco efficace nel riscaldare la Terra stessa. Pensate che mentre la pressione alla nostra superficie è circa 1013 hectopascal, la pressione su Marte è meno di 10 hectopascal. Quindi, giusto per dirvi, sono due ordini di grandezza, chiedo scusa. Quindi capirete che è veramente poco densa l'atmosfera marziana. Invece, su Venere, praticamente, la temperatura della superficie è 400 gradi centigradi, il che vuol dire che l'acqua liquida non c'è più. Quindi questo meccanismo è un meccanismo che non ha più il feedback che riporta in basso la temperatura. Tant'è vero che quello che si vuole scongiurare è l'effetto serra di tipo venusiano. Su Venere non c'è l'acqua liquida. Ok,
parlato dell'acqua, a questo punto andiamo al protagonista della nostra dissertazione, che è il diossido di carbonio o l'anidride carbonica. L'anidride carbonica. Qua la vedete insieme agli altri due gas serra, ma incominciamo a vedere come questi gas vengono emessi a secondo dei settori. Allora, questo grafico l'ho preso praticamente da Our World in Data, e è un bellissimo sito che riporta una marea di dati che potete utilizzare e fare utilizzare anche ai vostri ragazzi. Per questo, come dire, mi faceva piacere condividere con voi esattamente anche, diciamo, i riferimenti, perché se volete potete far usare anche questa sorgente di dati ai ragazzi stessi. Allora, come vedete, quasi tre quarti delle emissioni delle CO2, le emissioni di gas serra che non sono acqua, avvengono per l'energia. Di questo, il 24% per l'energia usata dall'industria, il 17,5% di energia usata nei palazzi e solo il 16,2% legata ai trasporti. I trasporti su gomma ricoprono il 12%. Quindi questa fettona enorme che voi vedete qua, tenete presente che quando vi comprate la macchina a propulsione elettrica, di fatto non state nemmeno incidendo qua sopra, perché se l'Enel continua a produrre energia, o l'Enel o chi per lui continua a produrre energia in maniera tradizionale, comunque alla fine state emettendo gas serra. Dopodiché, quando vi dicono che mangiare una bistecca, anche quello ha un effetto serra, è chiaro che ha un effetto serra, perché crescere gli animali è chiaro che ha un effetto serra, però tenete presente, mangiate la bistecca in maniera un po' più, come dire, a cuor contento rispetto alla produzione dell'energia. L'agricoltura in totale, nonché l'uso delle foreste e l'uso anche della superficie, incide per il 18,4% sulle emissioni di gas. Ok? Se andate su questo sito, che ora vi faccio, ho lasciato il link qua sotto, ci sono una marea di informazioni in più, per esempio come si è evoluto nel tempo, per cui potreste anche far fare ai ragazzi qualcosa vedendo cosa è cambiato al passare del tempo rispetto alle emissioni, per esempio. No? Ora qui, quello che vedete in questo grafico, la torta a colori che vedete qui, è una torta che invece li divide in maniera differente i settori che emettono gas serra. Nella torta grande, qua sopra, c'è l'effetto complessivo di CO2, di metano, di ossido nitroso, nonché anche degli altri gas serra, quelli più importanti dopo questi tre sono il CFC. Come vedete, circa il 30% è legato all'energia e al calore, cioè quindi all'energia e al riscaldamento. Dopodiché potete vedere le costruzioni, l'energia, la produzione di energia, qua come incidano sull'emissione dei gas serra emessi da noi essenzialmente. Dopodiché, quello che vedete qua sotto è invece una zoomata relativa soltanto alla CO2, quindi il codice di colore è lo stesso, però vi ricordo che la CO2 è il 72% complessivamente, dà il 72% dell'apporto complessivo ai gas serra, e come vedete la parte legata all'energia e ai trasporti diventa predominante, per esempio, rispetto all'agricoltura, che ho al land use veramente, che qui ho rappresentato in verde. Per il carbonio anche esisteva un ciclo. Su questa cosa mi permetto di andare veloce, perché questa cosa è stata spiegata molto brillantemente da Stefano. Ho avuto la fortuna di assistere alla lezione di Stefano, non ho potuto assistere alle altre due, me ne dispiaccio, però ho assistito alla lezione, quindi so che l'avete vista nel dettaglio. Però quello che accadeva, che è accaduto per milioni di anni in atmosfera terrestre, è che ci sono stati 585 gigatonnellate di diossido di carbonio nella nostra atmosfera. Poi abbiamo scoperto che bruciando carbonio potevamo produrre energia. In questa maniera, dal 1750 ad ora, abbiamo sbilanciato questo ciclo, e questo ciclo quindi vede
è a favore della produzione di anidride carbonica piuttosto che della formazione del carbonio. E questo sbilanciamento porta a che ora sulla nostra testa abbiamo non più 585 gigatonnellate di diossido di carbonio, ma ne abbiamo 800 gigatonne di diossido di carbonio, con un aumento medio di circa 3,5 gigatonnellate per anno. Ok, anche questo, su questo mi permetto di andare veloce, perché anche in questo caso ovviamente Stefano meglio di me ti ha illustrato, non sono un chimico, sono un fisico, e quindi temerei pure di andare un po' più nel dettaglio rispetto a queste reazioni. Però vi faccio notare che quello che accade durante una reazione di combustione è che uno prende del carbonio, lo fa reagire con l'ossigeno, noi siamo interessati alla luce e al calore e alla luce che si generano, però in realtà il prodotto di questa reazione è diossido di carbonio. Dopodiché la stessa cosa accade bruciando metano, anche in questo caso si produce diossido di carbonio. Se la prima di questa reazione avviene in difetto d'ossigeno, quello che viene prodotto è per esempio il monossido di carbonio, che è velenoso per noi, nonché è una delle basi degli aerosol più pericolosi che stanno nella nostra atmosfera. Però le combustioni in atmosfera terrestre non avvengono soltanto in presenza di ossigeno, ma anche in presenza di azoto molecolare, che è il principale costituente dell'atmosfera terrestre. Per cui quando avviene la combustione, soprattutto ad alte temperature, si possono formare degli inquinanti, per esempio l'N2O e tutta la catena degli NOx che vengono. L'N2O reagisce, forma l'acido nitrico in atmosfera terrestre, dopodiché questi acidi si neutralizzano e alla fine, grazie ai componenti della crosta terrestre, che sono principalmente calcio e silicio, formano anche in questo caso gli aerosol di tipo azotati che stanno nella nostra atmosfera terrestre. La stessa cosa si può dire per lo zolfo, perché quando noi bruciamo per esempio il carbone, all'interno del carbone non c'è solo per esempio il carbone vegetale, non c'è soltanto il carbone, ma c'è anche lo zolfo S. Quindi anche lo zolfo, produciamo da questo punto di vista le basi per fare anche in questo caso gli aerosol a base di zolfo che stanno in atmosfera terrestre. Quindi il problema della CO2, quindi del riscaldamento della CO2, è fortemente connesso anche al problema della qualità dell'aria, perché gli aerosol costituiscono il principale, come dire, ostacolo a una qualità dell'aria buona. Quindi si possono formare i black carbon, che sono essenzialmente neofumo a base di carbone, dopodiché aerosol che hanno all'interno lo zolfo e aerosol che hanno all'interno l'azoto. Questi costituenti sono quelli che fanno pessima la qualità dell'aria delle nostre città. Sono due fenomeni differenti, però appunto il problema è che queste reazioni avvengono nella stessa provetta, e quindi altri prodotti che troviamo in questa provetta è la nostra atmosfera e la CO2, nonché questi prodotti secondari. Ok. Vi dicevo, la CO2 è il principale gas serra emesso dall'uomo, non solo emesso dall'uomo, però si era capito da un bel pezzo, diciamo, l'effetto serra era stato scoperto più di un secolo e mezzo fa praticamente, quindi l'effetto dell'atmosfera sulla temperatura terrestre. Dopodiché ci si è posto il problema di studiare come monitorare la CO2, e per esempio una cosa che si fa, anche in questo caso vi lascio il sito qui perché potete trovare tante informazioni e tanti dati da fare elaborare per esempio ai ragazzi. Quello che vedete qua è una mappa del mondo dove i simboli indicano le stazioni che misurano CO2 da terra. La stazione più famosa è quella che vedete qui, sull'isola di Hawaii, quindi la più grande delle isole dell'arcipelago delle Hawaii, dove ci sta il vulcano Kilauea, perennemente in eruzione praticamente. Al top di questo vulcano, quindi a circa
a oltre 3.000 metri dal livello del mare, c'è una stazione, che è la stazione di Mauna Loa, che è quella che osserva da più tempo la CO2 in atmosfera terrestre. E il grafico che vedete qua l'ho preso esattamente da questo sito, che è liberamente raggiungibile, quindi potete farlo fare anche ai ragazzi questa cosa, cioè potete prendere questi dati che sono scritti in dei file asci e per esempio fargli stimare quando è il trend di crescita. Una domanda, una cosa che uno potrebbe fare così per farli lavorare oggettivamente sui dati. Dopodiché la cosa interessante è appunto che mettendo insieme tutte queste stazioni, quello che viene fatto è una media per latitudine e dopodiché si rappresenta su una superficie tridimensionale dove sull'asse delle X qui è riportato il tempo, qui parte dal 1980 e arriva al 2018, chiedo scusa, e qui avete meno 80 gradi sud, quindi 80 gradi sud, 80 gradi nord. Allora, come vedete, la CO2 è in costante crescita, mostra delle fluttuazioni che sono stagionali, che ovviamente sono legate al ciclo stagionale, cioè quando la pianta vegeta e quando la pianta cresce e quando la pianta invece, le piante sono a riposo, e quindi vedete questo ciclo, l'alternarsi inverno-estate, però ovviamente potreste tracciare una retta, vi dico che se tracciate una retta che va da qua a qua, trovate un coefficiente angolare di questa retta che è 2 parti per milione per anno, ossia una crescita costante di 2 parti per milione per anno. Ma torniamo un po' più indietro nel tempo. Allora, questo che vi voglio far vedere è una cosa che secondo me è veramente molto molto interessante. Perché? Perché come si misura? Misuriamo la CO2, la misuriamo con delle stazioni a terra, ma come faccio ad andare più indietro nel tempo? Beh, l'idea che venne in realtà, vedete, il primo appetito, era quello di dire, se io avessi un freezer che ha conservato l'atmosfera per tanto tempo prima di ora, io potrei in qualche modo vedere com'era l'atmosfera in quel periodo. E questo è esattamente quello che è stato fatto, estraendo delle carote lunghissime dall'Antartide, in Antartide praticamente. L'Antartide, dovete sapere, il polo sud, lo sapete benissimo, è un sotto c'è la terra e sopra c'è uno strato molto spesso di ghiacci che si sono accumulati più o meno nell'ultimo milione di anni. Quindi abbiamo lì il freezer per capire com'era l'atmosfera fino a un milione di anni fa. È esattamente questo che è stato fatto. In particolare, questo che vi faccio vedere qui è il risultato di un progetto europeo che si chiama EPICA, Ice Core in Antartica. Hanno effettuato una carota di ghiaccio che è praticamente lunga quanto tutto il panettone di ghiaccio che copre l'Antartide. Lo spessore del ghiaccio è circa 3,3 km, quindi un carotone enorme. E dopodiché, con tecniche di quelle con le quali, per esempio, si misura l'abbondanza degli isotopi radioattivi del carbonio, no? Come si fa per esempio la datazione dei reperti storici, con tecniche essenzialmente legate a quelle, quindi estremamente precise, si è ricostruito l'andamento della temperatura, della CO2 e del metano fino a risalire a 800.000 anni fa. Giusto per darvi un'idea, l'Homo habilis è comparso 600 milioni di anni fa. Giusto per darvi un'idea di quanto indietro nel tempo stiamo andando. Allora, in verde vedete la CO2 qui, in blu vedete l'anomalia di temperatura, ossia quanto è variata la temperatura rispetto alla media durante questo periodo. Ovviamente ci sono stati dei periodi più caldi e dei periodi più freddi, quindi periodi fra le glaciazioni e periodi di glaciazioni. Però, come vedete, le curve sono molto ben correlate l'una all'altra. Vi faccio vedere, per esempio, che per la CO2 il valore più alto registrato in questo record che va indietro di 800.000 anni è 300 parti per milione. Quello che vedete qua invece è dove siamo ora, sulla stessa scala. Nel 2019 sono state registrate 410 parti per milione di CO2. Quindi potete vedere immediatamente che la CO2 che stiamo osservando ora sopra la nostra Terra è una
concentrazione di diossido di carbonio mai osservata prima, ma quando dico mai, dico veramente mai, cioè della serie su dei valori veramente mai osservati prima. È probabile che se io vado più indietro nel tempo, e quindi vado a prima che si formassero le calotte polari, probabilmente c'è stato un momento in cui c'è stata più CO2, però a me sinceramente questa cosa interessa poco, perché l'Homo habilis si è sviluppato ed è progredito quando c'era il ghiaccio ai poli, non prima. Quindi com'era l'atmosfera prima di questo? Sinceramente io non mi preoccuperei di quello che c'era prima. Però quello che vi voglio far notare è come siamo completamente fuori scala rispetto al fenomeno naturale, diciamo di alternanza naturale, e come i valori siano completamente fuori scala. Noi abbiamo avuto delle oscillazioni che andavano da circa 180 a 300 parti per milione e ora stiamo a 410 parti per milione. Nel giro di meno di 1000 anni. La risoluzione temporale di questa curva è circa 1000 anni. La stessa cosa dicasi del metano, ma non voglio entrare non voglio parlarvi anche del metano, anche perché penso che non avrei il tempo per entrare nel dettaglio. Come vi dicevo, questa idea era venuta per primo a Petit, questo articolo pure si può scaricare, secondo me è un tributo storico importante, perché è la prima persona che ebbe questa idea di fare questo tipo di analisi nel freezer, praticamente di andare a vedere nel freezer cosa c'era. E ovviamente estremamente interessante, si fermava prima, la carota era più corta, si fermava a 400.000 anni prima di ora. Ovviamente le due serie stanno in un eccellente accordo, potete trovarle, come dire, rappresentate una sull'altra, veramente in eccellente accordo. Allora, vi parlavo anche, torniamo a questo grafico, qui di nuovo vi ho messo una ulteriore zoomata che se volete potete andare a vedere, quindi mi permetto di andare veloce su questo. Per quanto riguarda il metano, che è l'altro gas serra che vedete, come vedete aumenta la percentuale di verde. Qui per esempio c'è la produzione del riso oltre alle bistecche. Gli escrementi degli animali ovviamente emettono metano essenzialmente. Ma anche i vegetariani non stiano tranquilli, perché praticamente il riso si lascia crescere dentro l'acqua e gli steli restano dentro l'acqua a marcire. Quindi anche i vegetariani non stanno tranquilli, perché anche loro contribuiscono all'effetto serra di natura antropica. Però, di nuovo, come vedete, io starei abbastanza tranquillo, perché l'agricoltura da questo punto di vista ha un impatto molto, molto minore rispetto alla produzione dell'energia e ai trasporti. Un altro gas serra è l'N2O e come vedete l'N2O viene essenzialmente dalla fissazione dei concili azotati che usiamo per far produrre di più la terra, quindi ovviamente anche in questo caso i vegetariani non devono stare tranquilli, perché per tre quarti è dovuto alle produzioni agricole, però anche in questo caso, guardando al totale, vi rendete conto che l'agricoltura più l'uso della superficie influisce per il 18% relativamente alle emissioni di gas serra. Maggiore informazione le potete trovare qua dentro nello zoom che troverete a fine del PDF. Qui però vi faccio vedere un grafico riassuntivo. Di nuovo, questo grafico riassuntivo l'ho preso da un bollettino che esce ogni anno, questo è l'ultimo bollettino, quindi è uscito nel 2000 e fa riferimento a tutte le misure che ci sono state fino al 2019. Lo trovate a questo link che vedete qui evidenziato in giallo. E come potete vedere, questa è la media delle medie della CO2, quindi a tutte le latitudini, al variare del tempo, dal 1985 fino ad arrivare ai tempi nostri. Come vedete c'è l'andamento stagionale dovuto essenzialmente alla stagionalità della crescita delle piante sulla Terra, essenzialmente, e vedete che il valore è 410 parte per milioni per volume. La crescita dal 2019 rispetto al 1750, la rivoluzione industriale, è di circa 148%. La crescita in un anno è di 2,6 parte per milione in volume, e dopodiché la crescita relativa nell'ultimo anno è dello 0,64%. La crescita mediata sui 10 anni è 2,37. Gli stessi numeri li vedete qua riportati sia per il metano che per il protossido di azoto.
Allora, quello che vedete qui invece nel pannello di sotto è il rate di crescita annuale di questi gas. Come vedete qui, se io traccio la bella linea 2 parti per milione per l'anno, ho trovato un valore medio di crescita della CO2 in questo periodo, che è esattamente quel numero che vi dicevo all'inizio. Quindi 410 parti per milione per anno, 2 parti per milione per 400 parti per milione in atmosfera terrestre, 2 parti per milione per anno in più ogni anno. Ora vi faccio vedere in questo contesto quello che fa il gruppo di ricerca nel quale io opero. Io sono questo qui, qui potete trovare maggiori informazioni sulle attività che facciamo. E come dire, la parte, diciamo, più interessante di questa slide, almeno dal mio punto di vista, è quello che vedete qui rappresentato, è la parte giovane del nostro gruppo di ricerca, che sono assegnisti, dottorandi, che trovano come dire, soddisfazione di lavoro anche, come vedete qui, alla NASA, per esempio, i nostri studenti. Questi sono studenti nostri, della nostra università, che hanno preso il dottorato da noi e che ora lavorano alla NASA, per esempio in questo caso il Goddard Space Center, quelli che stanno lavorando su Marte essenzialmente, e quindi potete vedere, questa è la parte che mi sta più a cuore, quindi sottolineo qui. Allora, il nostro gruppo, come vi diceva Stefano all'inizio, si occupa di osservazione della Terra. Noi sviluppiamo metodi e strumenti per osservare la Terra da remoto. Quali sono i principi? I principi sono essenzialmente questi, cioè tu da fuori l'atmosfera terrestre misuri una radiazione, che è questa che vedete qui identificata in rosso. Se tu conosci le leggi della fisica che regolano gli scambi tra radiazione e materia all'interno dell'atmosfera terrestre, puoi ricavare informazione sui costituenti dell'atmosfera. Quindi puoi avere informazioni sui parametri geofisici che caratterizzano l'atmosfera. Questo è il principio di base col quale si lavora, ossia fisica di base nonché problemi inversi. Allora, quello che noi facciamo, come vi dicevo, lo facciamo nell'ambito di tre macro aree: clima, meteo e inquinamento. Le tre cose sono legate tra di loro, ovviamente, perché il meteo significa conoscere la temperatura e il vapore acqueo dentro l'atmosfera terrestre, il clima, temperatura e CO2, inquinamento, i gas che vi ho fatto vedere anche in precedenza. È chiaro che le cose stanno insieme. La prima applicazione che vi voglio far vedere è legata agli ASI, che è un interferometro di Michelson, che è uno strumento che misura la radiazione solare, la radiazione emessa dalla Terra nell'infrarosso, nell'intervallo spettrale che va da 3,6 micron fino a 15,5 micron, e lo fa osservando la radiazione della Terra in 8.461 canali, veramente tanti. Questo strumento vola a bordo di la piattaforma europea polare METOP, dove METOP sta per satellite meteorologico operativo, e un satellite polare descrive questo moto che voi vedete qua in alto a destra. Combinando il moto di rivoluzione del satellite intorno alla Terra con il moto di rotazione della Terra intorno al suo asse, avete una copertura globale della Terra. Mediamente questo sensore passa sulla nostra testa 2 volte al giorno, a queste latitudini e longitudini, più o meno alle 8 di mattina, alle 9 di sera, passa sopra di noi. In realtà questo strumento ora viaggia su tre piattaforme, cioè ci stanno tre METOP che viaggiano sulla nostra testa, e questo strumento era stato lanciato per le previsioni del tempo, per migliorare l'accuratezza delle previsioni del tempo. Tenete presente che questo obiettivo è ampiamente raggiunto, come ho evidenziato in questa slide. Tenete presente che le persone che si occupano di modelli di previsioni del tempo, il Centro Europeo, l'European Center for Mid-Term Weather Forecast, ha fatto delle simulazioni nelle quali ha tolto i dati di ASI e ha visto l'impatto di ASI nelle previsioni del tempo. Bene, l'impatto di ASI nelle previsioni del tempo è equivalente a tutte le altre misure che vengono fatte da satellite. Quindi questo è come dire, un progetto di grande successo
della comunità europea, perché questo oggetto è stato sviluppato dalla CNES, in realtà all'inizio era italiano, è stato sviluppato dalla CNES e operato dall'ente europeo che gestisce i satelliti meteorologici. Dopodiché questo strumento sta dando un impatto notevole alla qualità delle previsioni del tempo. Il meccanismo di funzionamento lo vedete qui sotto nella relazione in basso, anche in questo caso vi ho lasciato il link al video di YouTube. Mentre lo strumento va, l'interferometro fa una scansione dell'atmosfera terrestre e quindi copre l'atmosfera terrestre a diverse latitudini e longitudini in maniera tale da riportare le informazioni di temperatura, vapore acqueo e anche gas in presenti in atmosfera a diverse latitudini e a diverse longitudini. Una serie di articoli, questo è giusto per i masochisti, se volete, vi ho lasciato qualche, come dire, qualche QR code di qualche lavoro, giusto per qualcuno veramente masochista che vuole approfondire. Però la cosa che vi voglio far vedere, vi ho parlato prima della stazione di Mauna Loa, quella che sta alle Hawaii. Quello che vedete qui in blu è la media mensile di 4 anni di misure di CO2 misurate dalla stazione di Mauna Loa, in blu. Mentre quello che vedete qui in rosa, in magenta, in violetto, è quello che noi abbiamo ritrovato a partire dai dati ASI collocati esattamente sulla porzione di terra che sta dove sta l'osservatorio di Mauna Loa. Come vedete, le due serie sono estremamente ben correlate, tanto è vero che l'indice di correlazione di Pearson è 0,92, e dopodiché, come vedete, le nostre stime da satellite sono in grado di catturare sia l'ampiezza del ciclo inverno-estate, che si vede anche a Mauna Loa, anche se stiamo ai tropici, sia il valore medio di crescita. Tenete presente che noi qua non gli abbiamo detto che la CO2 stava crescendo, abbiamo usato sempre lo stesso valore e le misure ci hanno portato qui. Perché è importante farlo da satellite? Perché il satellite è democratico. Il satellite sta sulla testa di tutti, passa sulla testa di tutti, mentre le stazioni stanno là dove stanno. Quindi non hai una visione globale. È importante per questo affinare strumenti e metodi che permettano di osservare con accuratezza questi parametri anche da satellite. Come vedete, se potete tracciare una retta anche qua dentro, e la retta ci dice 2,2 parti per milione all'anno. Passiamo ora a parlare di riscaldamento globale. Ovviamente ci stanno una marea di illustrazioni che lo mostrano in maniera molto brillante, diciamo, dal mio punto di vista. Una delle maniere più carine è questa di usare questo codice a barre, dove blu è freddo e rosso è caldo, e in cui praticamente ogni striscia verticale rappresenta l'anomalia della temperatura in un anno, e più intenso è il rosso, più caldo è. Praticamente la cosa che potete vedere da qua dentro è che nel giro di 140 anni la temperatura della Terra è cresciuta di 1,4 gradi centigradi in questa striscia. Questa è la media delle medie delle temperature su tutto il globo, praticamente. Come vedete, gli anni più caldi sono gli ultimi. I 5 primi anni più caldi sono gli ultimi. Altre rappresentazioni che potete vedere qui, non mi soffermo, penso che ne abbiate viste anche abbastanza. Però, quindi qua abbiamo detto 1,4 gradi centigradi ogni 140 anni, ossia un centesimo di grado all'anno, ok? Su questo periodo. Ora vi faccio vedere un'altra applicazione che abbiamo sviluppato invece per Seviti, lo strumento che vi ho già illustrato prima. Questi, i primi tre canali sono nel visibile, questi altri 8 sono nell'infrarosso e questo è un canale nel visibile a risoluzione maggiore spettrale. Lo strumento sta in un'orbita geostazionaria, ossia sta posto a 36.000 km dalla superficie terrestre in maniera tale da ruotare intorno alla Terra alla stessa velocità di rotazione della Terra intorno al suo asse. Questo fa sì che è solidale alla Terra, quindi guarda sempre la stessa porzione di Terra. I satelliti polari stanno a circa 800 km, questo sta a 36.000 km, quindi costruire uno strumento che sta a 36.000 km richiede qualche accuratezza in più rispetto a uno strumento che sta su, una piattaforma polare. La maniera di funzionare è quella che vedete qui. Cioè il satellite spinna su se stesso, ruota su se stesso e ruotando fa una scansione ogni 15 minuti della Terra, partendo da sud e andando a nord.
La scansione della Terra è fatta con una foto, permettetemi questo gergo, una foto in 12 canali di 3712 per 3712 pixel, il che vuol dire che ogni pixel porta l'informazione di 3 km. Anche in questo caso vi lascio qui qualche pubblicazione recente per quanto riguarda Seguili, però quello che vi voglio far vedere qua è un'animazione che mostra 6 anni continui di misura di temperatura superficiale del mare, del nostro splendido mare, il mar Mediterraneo, dove noi viviamo, qua in questa regione, tenete presente, abita mezzo miliardo di persone. Siccome questa è la culla di tutte le civiltà occidentali, è piena di vestigie storiche e culturali importantissime, quindi attrae più di 2 miliardi di turisti all'anno, quindi è una zona fortemente sottoposta a pressione antropica e noi abitiamo qui. Dopodiché è ovvio che seguire la temperatura di questa porzione di terra è estremamente importante. Estremamente importante, tanto è vero che viene individuato come un hotspot per quanto riguarda i cambiamenti climatici, da seguire per vedere ovviamente le conseguenze dei cambiamenti climatici. Come vedete in questa animazione, ogni frame di questa animazione è un mese, riporta l'alternanza, si può vedere chiaramente l'alternanza delle stagioni, blu è più freddo, rosso è più caldo. Però si possono vedere anche fenomeni tipici del nostro mar Mediterraneo. Per esempio, potete vedere l'intrusione dell'acqua fredda dall'Atlantico nel nostro Mediterraneo. Potete vedere che questa porzione intorno a Cipro è la porzione più calda del nostro mar Mediterraneo. Dopodiché potete vedere, per esempio, la risalita delle acque fredde in Adriatico. Potete vedere l'effetto della bora qui nella baia di Venezia. Potete vedere la corrente del Golfo di Leone che si sviluppa di qui e fa sì che la costa occidentale della Sardegna è più fredda della costa orientale della Sardegna stessa. Quindi il link sta qui se volete guardarla nel maggior dettaglio. Però io sono particolarmente affezionato a questa animazione perché, come dire, mi piace molto e quindi potrei perdere pure troppo tempo a parlarne. Però, vista l'animazione, da questo punto di vista, facciamo la media delle temperature sul Mar Mediterraneo. Dopodiché la media di queste temperature è quella che vedete rappresentata con questi pallini blu qui. Dopodiché, siccome mi piace capire come fare un fit, alla fine che ho detto, allora mi faccio un fit di questo genere. Ci metto un valore iniziale, un coefficiente angolare e due armoniche. Ok? Ovviamente questo m mi dice di quanto sta crescendo la temperatura media nell'anno. Mi viene 0,13. Vi ricordate che vi ho detto in precedenza? La temperatura della Terra negli ultimi 140 anni è cresciuta di un centesimo. Corbezzo, io qua trovo un decimo. Tant'è vero che quando l'ho visto mi sono spaventato, ho detto dove ho sbagliato? Bene, ho avuto conforto da un collega spagnolo che ha lavorato con le misure di un altro satellite, quindi completamente indipendente, l'Advanced Very High Resolution Radiometer, che sta a bordo di praticamente di un sacco di satelliti, sia americani che europei. E di questo si ha una serie storica che parte dal 1982. Lui ha fatto lo stesso lavoro che potete vedere pubblicato qui, in cui praticamente si è fatta la media del Mediterraneo per tutto il periodo, non fermandosi, diciamo, al 2012, ma andando indietro fino al 1982. Qui vedete la sovrapposizione in verde i dati di ABHR, in blu i dati di Seguin, stimati da noi. E come potete vedere, io trovo 0,13, come vi dicevo, lui trova su tutto il periodo 3 centesimi di gradi centigradi per anno. Però le due serie stanno maledettamente bene una sopra l'altra. Il che vuol dire che più indietro vado nel tempo e più la temperatura stava crescendo lentamente. Ossia, più ci avviciniamo ai giorni nostri e più la temperatura cresce velocemente. Ok. Tanto è vero che succedono dei fenomeni nuovi. Ora, come dire, non mi fa piacere farvi vedere le pagine di un social, però non sono riuscito a scaricare la GIF che viene da questo meteorologo scozzese, Scott Duncan, però ve la posso far vedere praticamente, sperando che si apra su questa finestra. Ci vuole tempo. Vabbè, se non lo fa ci potete andare voi praticamente, è meglio che. Eccola qui, l'ha aperta. Sì, la vedete? Come vedete, questo è quello che è successo nel settembre scorso.
si è formato all'interno del Mediterraneo, dove per definizione nei libri di fisica dell'atmosfera non si formano gli uragani, si è formato un oggetto nuovo che chiamiamo Medicano, una parola bruttissima, però è una crasi fra Mediterranean e Hurricane. Gli uragani si formano ai tropici, non si formano da noi. Quindi vediamo cose nuove e si devono inventare delle parole nuove, brutte pure in questo caso, secondo me. Allora, inoltre voglio far vedere, per esempio, cosa stiamo facendo attualmente in corso. Per esempio, un progetto che abbiamo in questo momento in corso si chiama Opti for Clima, che è un progetto dove la nostra università, scuola di agraria, dipartimento di matematica, noi siamo fortemente coinvolti, nel quale stiamo studiando gli effetti del cambiamento climatico sul Mediterraneo, osservando quello che accade ai nostri boschi, alle nostre foreste. Dopodiché è un progetto del quale, come dire, mi sento umilmente molto, come dire, orgoglioso di far parte, perché, come dire, questo è un progetto, bisogna veramente essere molto orgoglioso di questo progetto, perché l'ottava missione Earth Explorer dell'Agenzia Spaziale Europea sarà la missione che porterà a bordo Forum, che è uno strumento che osserverà una porzione di spettro terrestre, di spettro di emissione terrestre mai osservata prima. Questa missione è a guida italiana, cioè il principal investigator di questa missione è Luca Valchetti, che è discepolo del professor Bruno Carli, che avrete il piacere di ascoltare nella prossima lezione. Come dire, noi dell'Università della Basilicata siamo orgogliosamente dentro questo progetto e, come dire, ci fa veramente molto piacere esserci perché, come dire, una parte mai osservata di spettro terrestre, la missione che, come dire, lo osserverà è a guida italiana. E voi avete il piacere di ascoltare la prossima volta il professor Bruno Carli, che è uno dei padri di questa metodologia. Ok, a questo punto vi voglio far vedere qualcosa del troponio, anche per legarvi all'inquinamento, anche per legarvi alle problematiche attuali legate al COVID. Come vi dicevo, uno dei prodotti di combustione, quando si brucia ad alta temperatura, è l'NO2, quindi che è un tracciante dell'inquinamento. C'è uno strumento, anch'esso europeo, che si chiama Troponi, che osserva l'NO2 veramente in maniera eccezionale dal nostro punto di vista. Noi abbiamo sviluppato una metodologia che permette di confrontare le misure di NO2 da satellite con le misure da terra e abbiamo veramente un eccellente accordo. E le mappe che vedete qua sono state fatte per il mese di giugno-luglio. Quella che vedete sulla sinistra è quello che accade durante i giorni della settimana. Quella che invece vedete sulla destra è quello che avviene durante il weekend. Durante la stellina che vedete qua è Milano, giusto per indicarvi. Rosso significa molta più concentrazione, blu molta meno, di un inquinante. Quindi, come vedete, Milano è al centro di un, come dire, di un pozzo di NO2 veramente clamoroso che fa sì che la qualità dell'aria in quel posto sia davvero pessima, per esempio, confrontata rispetto a quella che si ha in altre porzioni d'Italia, in altri posti d'Italia. Ma di nuovo è un posto molto popolato, molte produzioni industriali, molte produzioni anche agricole. Pensate in pianura padana quante cose buone si fanno. Il prosciutto di Parma, sì, da queste parti si fanno, da queste parti si fa il prosecco. Si fa il parmigiano reggiano, immaginate quante belle cose si fanno qua dentro, però sono tutte cose che hanno un impatto forte sulla qualità dell'aria. La cosa che mi ha colpito quando abbiamo prodotto questa foto è guardate questo che sembra una linea continua qua, la vedete? Questa linea che fa a mezzo l'Emilia Romagna, vedete? Non c'è nei weekend. Sapete che cos'è questa linea? È l'autostrada 1. Questa è direttamente l'NO2 che si vede emessa dai diesel. Quindi non fa niente che, appunto, avete degli oggetti in movimento, però avete praticamente una sorgente costante di NO2 durante i giorni della settimana che è visibile anche da satellite. Allora, quello che abbiamo fatto con questi dati, abbiamo osservato la pianura padana e abbiamo fatto le medie
dicembre 2018, gennaio 2019, febbraio 2019, marzo 2019. Di nuovo rosso più concentrazione di N2O, di NO2, chiedo scusa, blu meno concentrazione di N2O. Dopodiché l'abbiamo confrontata con i mesi omologhi vista praticamente nell'anno successivo, ossia nell'inverno del Covid. Allora, la cosa che colpisce immediatamente, per esempio, è il mese di febbraio. Il mese di febbraio 2019 era estremamente ricco di CO2 sulla pianura padana, mentre il 2020, questo prima del lockdown, abbiamo molto meno NO2. Questo perché? Quindi è vero, c'è stato il lockdown che ha fermato, ma il lockdown c'è stato a marzo, quindi potremmo attribuire queste differenze che vedete qua nell'ultimo pannello, marzo 2019 e marzo 2020, questo potremmo attribuirlo al lockdown, ma questo no. Volete sapere qual è la risposta? La risposta è che il 2020 è stato l'inverno più caldo mai registrato. Quindi quello che vedete qua è l'effetto dei riscaldamenti delle nostre case. Nel 2020 ce n'è stato di meno perché l'inverno è stato l'inverno più caldo mai registrato. Per sintetizzare questo con una vignetta fatta da Mackay, praticamente, mi piace molto questa vignetta, quindi la voglio illustrare. Ci sono le nostre città dove l'inverno scorso le persone, nella primavera scorsa, le persone si dicevano: stai attento a lavarti bene le tue mani, e arrivava l'ondata del Covid-19, gli economisti dicevano: sì, ma se fermiamo tutto, arriva la recessione, un'ondata più grande, e qualcuno che dice: scusate, se continuiamo così, arriva un'ondata ancora più grande, che è quella del cambiamento climatico, che ci sommergerà. Volendo fare un aggiornamento, ovviamente meno divertente di quella del vignettista che ha fatto questa vignetta, ma che è mia, ma passandola a quello che è successo quest'anno, potremmo aggiungere: voglio la libertà di scegliere il vaccino. Mentre stiamo affrontando tre ondate, una più grossa dell'altra, che ci stanno venendo addosso. A questo punto voglio farvi vedere misure, diciamo, non più parziali fatte da noi, ma quello che fa l'International Panel for Climate Change, che è un organismo delle Nazioni Unite istituito nel 1988 proprio per monitorare i cambiamenti climatici. Le frasi che vedete qua non sono mie, ma sono semplicemente tradotte dal rapporto che potete scaricare da questo link che vedete qua sotto. Il riscaldamento del clima è inequivocabile. Dagli anni 50 la maggior parte dei cambiamenti osservati sono senza precedenti nei millenni scorsi. L'atmosfera e gli oceani si sono riscaldati, la quantità di neve e di ghiaccio sono diminuite, il livello dei mari è salito e le concentrazioni dei gas effetto serra sono cresciute. L'affermazione che sta scritta qua, l'atmosfera e gli oceani si sono riscaldati, è rappresentata in questo grafico qui. Qui è rappresentata la temperatura in funzione del tempo. Il primo anno che vedete qua indicato è 1850, qui sarà 2010. Come potete vedere, questa è la temperatura media annuale dei nostri mari. Qui è fatta una media per decenni. Quindi quando dice l'aumento di temperatura negli ultimi decenni non si è mai visto in precedenza, somiglia a quello che vi ho fatto vedere io dalla nostra prospettiva parziale, qui lo dice l'IPCC, quindi qualcuno un po' più autorevole di me da questo punto di vista, e come potete vedere quello che accade, questa rampa che si è innescata a partire dagli anni 80 ad ora, è una rampa mai osservata in precedenza. La mappa che vedete qua è la differenza tra la temperatura del 2012 e quella del 1901. Rosso significa più caldo, in azzurro significa più freddo. Questa parte che vedete più fredda è quella che è legata alla corrente del Golfo, che vi farò vedere più in avanti. Dopodiché, come vedete, gran parte del mondo si sta riscaldando, qualche parte anche in maniera molto intensa. Tenete presente che la Siberia quest'anno ha registrato temperature anche 10 gradi più grandi della media, e se cioè, è sotto la Siberia, sotto c'è il permafrost, che è un ghiaccio praticamente che sotto contiene tanta materia organica che una volta di nuovo in atmosfera si trasformerebbe anche quello in gas serra.
Dopodiché vi voglio far vedere un aggiornamento. Questo è quello che scriveva l'IPCC nel 2013, questo è un aggiornamento al 2020. Non siamo messi bene decisamente, cioè la linea blu è l'aggiornamento attuale. Continuiamo a crescere alla stessa maniera, se non peggio. Detto questo, per quanto quelle che vi ho fatto vedere sono le misure, ora vi parlo di cosa dicono i modelli, cioè quelli che dovrebbero dire dove va a finire la pallina, quelli che vengono attaccati perché non ti dicono esattamente dove va a cadere la pallina. Bene, un grafico che mi fa, come dire, mi fa piacere veramente, mi fa dispiacere farvi vedere, è il seguente. Quello che vedete qua è il livello dei ghiacci al Polo Nord. Ok? Dopodiché vedete due scenari, quello rosso e quello blu. Quello rosso è se rispettiamo il protocollo di Parigi, essenzialmente. Quello blu è se... scusate, l'incontrario. Quello blu è quello se rispettiamo il protocollo di Parigi, quello rosso è se continuiamo come stiamo facendo. Bene, se continuiamo come stiamo facendo, nel 2050 sparisce il Polo Nord. Quindi non avremo più quella grandissima riserva di acqua dolce che abbiamo sulla nostra, come dire, sul cappello della nostra testa. Dopodiché il protocollo, come dire, il rapporto dell'IPCC dice l'influenza umana sul clima è chiara ed evidente per la crescita delle concentrazioni di gas a effetto serra, per il forcing radiativo, per il riscaldamento osservato e per la comprensione del sistema clima. Lo sappiamo dove va la nostra pallina. Su questa cosa del Polo Nord, come dire, vi voglio dare un aggiornamento. Visto e considerate che dicevo che nel 2050 i modelli dicono che sta sparendo, mi sono preoccupato. Questo è l'aggiornamento fatto a dicembre 2020. C'è questo sito che contiene un sacco di grafici molto interessanti, è di nuovo di un collega dell'Università del Colorado che rende disponibile una serie di grafici immediatamente fruibili e come potete vedere la linea gialla è quello che accade nel 2020, le linee rosse è quello che è accaduto nel decennio del 2010, in bianco quello che è accaduto nel decennio 2000, in celeste quello che nel decennio degli anni 90 e in blu scuro quello che è avvenuto negli anni 80. Come vedete, man mano che il colore cambia, aumenta, o meglio, diminuisce, questo è come dire, il ghiaccio che sta sull'Artico, praticamente. Dopodiché, questo è quello che accadeva praticamente a dicembre 2020. Questo è il numero, quello, il confronto con la media dei vari decenni, e quello che si può concludere è che il livello di ghiacci al Polo Nord è attualmente il secondo più basso di quello mai registrato. Ho fatto un aggiornamento ad aprile, l'ho fatto ieri praticamente, e come vedete questo secondo posto, nonché questo andamento decennale sempre a diminuire dei livelli di ghiaccio durante i mesi, in questo caso il mese di aprile, anche in questo caso abbiamo che aprile è il secondo più in classifica per quanto riguarda la quantità più piccola di ghiaccio al Polo Nord. Ok, vi ricordate, vi ho detto che grazie all'atmosfera noi abbiamo 340 watt per metro quadro a disposizione. Bene, questo grafico che vedete qua è estremamente importante dal mio punto di vista, perché questo grafico vi dice quant'è il forcing radiativo a seconda di ogni componente dell'atmosfera. CO2, metano, il CFC, N2O e così via. Tutti questi componenti che noi emettiamo hanno un effetto positivo, ossia rendono disponibile più anidride carbonica, più energia alla nostra atmosfera. Ora non devo insegnare a voi che più energia significa più temperatura, ma significa pure più eventi estremi. Quindi quello che accade praticamente è che attualmente, questo è sempre tratto dal rapporto dell'IPCC del 2013, abbiamo circa 2,3 watt per metro quadro in più rispetto a quello che avevamo nel 1750. Quindi la nostra atmosfera ha a disposizione un budget di energia in più che da un lato, come dire, che in media distribuisce per aumentare le temperature, ma può distribuire anche per aumentare gli eventi estremi. Dopodiché vi voglio far vedere l'unica parte che ha una parte, come dire, un segno negativo che vedete qui, e questi sono gli aerosol. Però gli aerosol hanno un impatto negativo sulla qualità dell'aria.
nonché non tutti gli aerosol hanno un impatto negativo. Per esempio, il black carbon ha un impatto positivo e quindi fa male alla salute e anche positivo per il clima. Detto questo, vi ho parlato prima degli scenari nei quali noi ci muoveremo negli anni successivi a questo, e qui è rappresentato, diciamo, il percorso delle concentrazioni che rappresentano quello che accadrà nei prossimi anni. La linea verde, ossia l'RCP 2,6, che è questa linea verde che vedete qua, vede una crescita della CO2 fino al 2030. Tenete presente che la CO2 resta in atmosfera per circa 150 anni prima di dissociarsi, dissociarsi. Quindi qualsiasi azione presa ora avrà un impatto più in là, diciamo. Dopodiché una decrescita che porta, diciamo, a livelli più o meno attuali nel 2100. Facendo in questa maniera la temperatura media, e su questo, diciamo, la barra d'errore è molto grande, perché qui veramente è difficile dove capire, capire dove andrà a finire la pallina, abbiamo circa un grado in più di temperatura media nei prossimi, a questo punto, 80 anni, nonché, o 60-80 anni. Nonché un innalzamento del livello dei mari di circa 40 centimetri. Se continuiamo così come stiamo facendo, lo scenario è questa linea rossa, ossia con una crescita costante della CO2, è questa linea rossa, che significa 3,7 gradi centigradi in più nel 2100, nonché un innalzamento di circa 60 centimetri dei livelli del mare. Giusto per farvi vedere, sapete com'è il mondo, come sarebbe il mondo con 4 gradi di temperatura? Beh, lo vedete qua, là dove ci troviamo noi, questa zona gialla, diventa un deserto inabitabile. Le produzioni agricole si sposteranno tutte a latitudini più settentrionali o meridionali, se vi trovate da questa parte. Una parte dell'Antartide si scopre dai ghiacci praticamente, ma poi dove vive gran parte delle persone diventa un deserto inabitabile. Quindi, diciamo, dovremmo preoccuparci. Qualcuno prova a dire che questi effetti erano legati al sole. Questa slide di nuovo l'ho messa per nostalgia del mio passato, come dire, accademico. Di nuovo trovate qualche maggiore dettaglio in un approfondimento che ho lasciato nell'appendice. Però in questo articolo che vedete, alcuni dicevano ma il sole è un oggetto incostante, ed è vero, ma le variazioni del sole non superano mai l'intensità emessa dal sole, stanno sempre nell'ordine dello 0,1-0,2%. È come se tu pretendessi che la stufa che riscalda casa tua con una piccola variazione dello 0,1-0,2% ti fa venire le caldane. Non ha nessun senso da questo punto di vista. Difatti, in questo articolo, veramente molto bello, si dice che la sezione secondo cui una parte sostanziale delle tendenze post 1980 può essere attribuite alle variazioni solari non hanno basi solide. Tenete presente che gran parte anche dell'Accademia Italiana ha seguito purtroppo queste teorie. Dopodiché veniamo al ciclo dell'acqua. Cosa accade? Ora vediamo, vi ho fatto vedere la mappa di come potrebbe cambiare lo scenario della Terra dove noi viviamo. Vediamo ora invece cosa accadrebbe in questo scenario mutato. Questo è il ciclo dell'acqua che vi ho fatto vedere in precedenza. Il sole riscalda la superficie della Terra e quindi del mare, evaporazione, precipitazione e precipitazione verso l'interno. Se la temperatura diventa maggiore, il mare evapora più velocemente. Se evapora più velocemente, le nuvole salgono più in alto, quindi si riempiono di più di acqua. Quindi avete maggiori precipitazioni sulle coste, dopodiché le nuvole che continuano a salire hanno meno contenuto di acqua, vengono spostate dal vento e nell'interno avete meno precipitazioni. Quindi il ciclo dell'acqua ci sarà ancora, però tenete presente che sulle coste avrete più allagamenti e più siccità nella parte interna. Un po' quello che si sta osservando. Io non parlo di correlazione, parlo di principio, causa, effetto. E dell'acqua noi dovremmo stare veramente molto molto attenti, perché l'acqua è fondamentale per gli ecosistemi che ci siamo costruiti noi Homo sapiens intorno. Vi invito a leggere questo articolo di un architetto lucano, Pietro Laureano, parecchi di voi lo conoscono. È un bellissimo articolo che ci ricorda come l'ecosistema in cui noi viviamo, che sono le città, sono fortemente legati all'acqua. Quindi dovremmo preoccuparci,
se l'acqua sale di 40 centimetri in media. Immaginate, per esempio, che ne so, di aver messo, di vivere, perché ci fa piacere stare al mare, e viviamo una casa praticamente a contatto col mare, come Montalbano. Vai, diciamo che siamo così. Diciamo che abbiamo messo il router della nostra wifi nello scantinato, non nello scantinato, al piano terra, perché da là copriamo meglio quello che ci sta intorno. Diciamo che il mare si alza di 40 centimetri di livello e diciamo che l'acqua arriva dove tu c'hai il router. Diciamo che non c'è più il wifi a caso. Cioè, il nostro ecosistema, che ho fatto l'esempio del wifi, va per banalizzare, ma tenete presente che tutte le nostre infrastrutture sono fortemente rigide e devono avere continuamente a che fare con l'acqua. Quindi dovremmo stare attenti a se si altera il ciclo dell'acqua. Un'altra cosa che vi voglio far vedere, vi ho parlato del Polo Nord, però ora vi voglio parlare del Polo Sud, per fare pure merito, diciamo, a uno dei nostri ragazzi che lavora ora alla NASA, JPL, che lavora esattamente in questo gruppo di ricerca. E allora, dovete sapere che in questa Antartica, questa parte qua di ghiacciaio che vedete dell'Antartica, è un enorme mensolone di ghiaccio, scusatemi il termine. Ossia, il ghiaccio si estende in questa maniera, poggiandosi sulla terra ferma in questa maniera che vedete rappresentata qui. Allora, ovviamente, questa parte è particolarmente debole, vedete? È particolarmente debole, perché ovviamente le azioni della corrente qui sotto possono essere maggiormente incisivi rispetto alla fusione del ghiaccio, rispetto al ghiaccio che si trova esattamente sulla terraferma. Quindi, come dire, questi ghiacciai sono veramente sotto osservazione. Ebbene, questo lavoro che vedete qui di uno dei più importanti glaciologi mondiali, che si chiama Regnault, praticamente in questo lavoro lui fa notare come il West Antarctica Ice Sheet abbia incominciato a sciogliersi in maniera irreversibile. Tenete conto che se si sciogliesse tutta l'Antartide, salirebbe di 1,4 m il livello del mare in tutto il mondo. Vi ho fatto vedere in precedenza che c'è una regione della Terra che avrebbe, come dire, che in questo momento sta misurando una temperatura più bassa, che è quella che sta qua in mezzo, nell'Atlantico, fra l'Europa e gli Stati Uniti. Okay? Più o meno alle nostre latitudini, più o meno alla latitudine di Parigi. Chi ha viaggiato un po' sa, per esempio, che Parigi, e se prendete una città che sta da quest'altra parte, alla stessa latitudine, quindi con lo stesso effetto del sole, che ne so, o Quebec City, che sta esattamente alla stessa latitudine di Parigi, se non vado errato, si sa che a Quebec City la temperatura media è più bassa di quella di Parigi. Sapete perché? Perché esiste la corrente del Golfo. Esiste la corrente del Golfo perché l'acqua calda che si riscalda qui sotto viene attirata dalla differente salinità, viene attirata verso le coste occidentali dell'Europa e risale da questa parte, quindi riscaldando la parte occidentale dell'Europa. Quindi questa parte a parità di latitudine è più fredda. Bene, se si scioglie il Polo Nord, così come stiamo vedendo, aumenta l'acqua dolce, la percentuale di acqua dolce che ci sta dentro qui, in questa parte qui, vicino al Polo Nord stesso. Quindi diminuisce la salinità del mare qui. Dopodiché si ferma il meccanismo che porta l'acqua calda a salire da questa parte a questa parte. Quindi, in conseguenza del riscaldamento globale, potremmo avere, anzi già stiamo osservando, che le città che stanno sulla costa occidentale dell'Europa potrebbero diventare più fredde. Ancora, un altro fenomeno che sta avvenendo è lo sbiancamento della barriera corallina. La barriera corallina, sapete che è un eccezionale equilibrio di un corallo e di un'alga praticamente. A causa dell'aumentata temperatura e del fatto che l'oceano sia diventato più acido, il corallo sta sbiancando, ossia espelle l'alga con cui è in simbiosi e muore e diventa bianco così. Il corallo però, l'alga però, dopodiché il corallo e l'alga si spostano,
ma vanno più a sud, quindi diciamo a latitudine in valore assoluto più grande. Però questo ecosistema spettacolare, ricco di colori e di vita, sparirà. Un'altra cosa di cui voglio parlare, è come dire, per fare anche un po' di colore, sempre per parlare di parole nuove che vengono utilizzate, che vengono create, è quella dell'orso polare, dell'orso grolare, del Pizzi. Allora, questa è veramente una cosa triste. Qualche anno fa avete visto l'immagine di un orso bianco disperato, affamato sulla banchisa polare, praticamente. Quello che sta accadendo nel Polo Nord è la seguente cosa: per la catena alimentare dell'orso polare è necessaria le foche, mangia le foche l'orso polare. La foca, essendo un animale, come dire, che come diceva Massimo Troisi, il nostro Signore gli avrebbe potuto fare pure le gambe, non gliele ha fatte, però la foca allatta il proprio cucciolo, però si muove con grande difficoltà. Ha bisogno quindi, nel periodo in cui allatta, di un ghiaccio né troppo spesso, altrimenti non lo sa bucare per pescare, né troppo sottile che d'estate si scioglierebbe. I cuccioli di foca stanno per più di un anno con la mamma foca. Quindi le foche stanno scarseggiando. Scarseggiano le foche, gli orsi non trovano da mangiare. Dopodiché, cosa è successo? Che in natura si è osservato l'orso grolare, ossia l'orso polare si allontana dalle latitudini a nord, scende verso le latitudini, magari verso la Groenlandia, verso lo stretto di Bering, va verso la parte alta del continente americano e si accoppia con i Pizzli, formando un nuovo tipo di orso, l'orso grolare, oppure Pizzli, cioè di nuovo grizzly e polare, oppure polare e grizzly. Quindi l'orso da di suo si sa adattare, siamo noi che siamo un po' meno pronti al cambiamento. Tenete presente che questo orso polare era stato osservato solo in cattività, ora invece è stato osservato anche in natura. Ok, ma possiamo sperare un mondo senza i combustibili fossili? Allora vi faccio vedere questo articolo che è stato una sorta di rivoluzione. Nel 2010 esce. E praticamente in questo articolo le principali conclusioni sono che il fabbisogno mondiale di nuova energia entro il 2030 può essere coperto da energie rinnovabili. Il fabbisogno complessivo di energia entro il 2050 può essere coperto da tutte le energie, da fonti rinnovabili, in uno scenario di crescita economica. Il costo dell'energia tutta rinnovabile sarà simile ai costi attuali. Quindi conclude questo articolo, le barriere per una conversione energetica totale a rinnovabile sono prima di tutto politiche e sociali, non tecnologiche o economiche. Quindi la risposta a questa domanda che pongo qua è sì, solo che noi dobbiamo combattere contro lo stato di fatto. Come di dire, e questa cosa lo faccio con un po' di humor, magari nero, nero petrolio praticamente. E come potete vedere, ovviamente. Qui vedete un signore che ci dice che se volete il carbonio, il petrolio, l'uranio, ve lo possiamo vendere, ma se volete l'energia solare, non è possibile. Questa è la risposta che abbiamo avuto fino a questi anni. Tenete presente, perciò dicevo, questo articolo è praticamente una rivoluzione, perché chiunque abbia provato in questo periodo a raccontare la storia nella maniera in cui ve l'ho raccontata io, si è sentito, come dire, il diniego di chi dire tu sei un primitivo. Tu vuoi tornare all'età della pietra, tu non vuoi l'energia, tu non vuoi il progresso, non è possibile avere tutta l'energia da fonti rinnovabili. È possibile che la politica cambi i propri orientamenti? Sì, è possibile. I grafici che vedete qua sono le emissioni di CO2 fatte per nazioni, questo è per pro capite, e questo qua invece è complessivo. Ovviamente i cinesi sono di più, quindi quanto è complessivo? I cinesi stanno più in alto degli USA, ma se invece fate pro capita, ovviamente gli USA stanno più in alto della Cina. Come vedete, c'è un bel ginocchio a queste emissioni della Cina. Vuoi sapere che è successo? Quel ginocchio corrisponde al 2008. È vero, è stato l'anno della crisi, però è anche l'elezione di Obama. E l'America ha smantellato completamente la produzione di energia da carbone, cosa che invece poi ha riportato in auge il suo successore. Ossia la politica le può prendere queste decisioni. Tanto è vero che
Il primo paese a essere verde nel 2017 completamente è il Costa Rica, ma l'obiezione che veniva fatta è che il Costa Rica è un piccolo paese, quindi non è un paese industriale. Bene, la Danimarca, che è un paese abbastanza industriale, produce il 140% del proprio fabbisogno energetico con l'eolico e vende l'eccesso alla Germania. La Svezia, nel frattempo, si è impegnata che da qui a 20 anni produrrà l'intero suo fabbisogno energetico con fonti rinnovabili. La Svezia è un paese fortemente industrializzato. Io sto seduto su una sedia prodotta in quel paese praticamente, ed è fatta di 10 milioni di abitanti. Però investirà una gran parte di denaro pubblico per la conversione verso il rinnovabile. In Portogallo, nel marzo 2018, è stata prodotta più energia di quanta ne servisse nel Portogallo continentale. Non stiamo parlando più quindi di Costa Rica. E ancora, questa diciamo veramente l'ho presa stamattina, questa slide, perché in Europa quest'anno le rinnovabili hanno superato le energie, come dire, i combustibili fossili. Quindi la produzione di energia in Europa nel 2020 è stata fatta più di, come dire, di energie rinnovabili piuttosto che di combustibili fossili. Non avete idea che soddisfazione si può provare a vedere questi grafici quando 20 anni fa, 10 anni fa, ti si diceva che questo non era possibile. Infine, visto che stiamo parlando, mi avvio veramente alle conclusioni, andiamo nel passato. Il grafico che vedete qua è rimasto nascosto per un po' di tempo. Questo grafico viene non da un'agenzia ambientalista, non è dell'IPCC, non è dell'IPCC. Tanto è vero che questo grafico è del 1977. È un grafico tratto da un report della Exxon. La Exxon sarebbe la Esso, la Mobil, che nel frattempo è diventato la principale compagnia petrolifera e del gas del mondo. Quello che vedete qua sull'asse delle X sono gli anni 60, arriva fino al 2100 qua, eh? Dopodiché le linee che vedete sull'asse delle X hanno messo le concentrazioni di anidride carbonica. Sull'asse delle Y la crescita di temperatura. Anche in questo caso, come vedete, lo sapevano già loro perché è principio causa-effetto: cresce la CO2, cresce la temperatura in maniera pressoché lineare, o meglio, in maniera diretta. Non diciamo lineare, che il sistema è molto più complesso. Ma volete vedere quanto era preciso questa previsione? Guardate, la linea che vedete qua indica il 2019. Andiamo a vedere sull'asse delle Y quanto è questo valore. 410 parti per milione per volume. Io vorrei sapere chi a distanza di 45 anni, di 43 anni, sa fare una previsione precisa sulla terza cifra significativa di un numero. La Exxon lo sapeva. Ciò nonostante, la Exxon come dire, ha impiegato gli ultimi 4 decenni a rifiutarsi di riconoscere pubblicamente che il cambiamento climatico sia legato alla crescita degli CO2 e ha anche fatto una grande parte di disinformazione. Nel 1988, un bellissimo anno il 1988 per tanti motivi, venne fondato l'IPCC, ossia l'Intergovernmental Panel on Climate Change, che è l'organo che vi ho illustrato già in precedenza. E nel 1980 il direttore dell'Istituto della NASA, quello dove si trova uno dei due ragazzi che hanno preso il dottorato con noi qui, disse al Senato degli Stati Uniti: possiamo affermare con il 99% di affidabilità che le temperature attuali rappresentano una tendenza di riscaldamento reale piuttosto che una fluttuazione casuale del periodo di 30 anni. Il riscaldamento globale ha raggiunto un livello tale che possiamo attribuirlo con un alto livello di affidabilità a una relazione causale, causa-effetto, all'effetto serra. Ciononostante, sono passati 35, 31, 33 anni in cui la informazione e la disinformazione è stata tale che io sono stato costretto per un'ora e mezza a parlarvi di causa-effetto relativamente all'effetto dei gas serra che hanno sulla temperatura dell'atmosfera terrestre. Una piccola digressione letterale prima di fermarmi. Allora, tempo. In italiano, appunto,
come dire, l'etimologia, questa parola in italiano serve sia per rappresentare il tempo, quello che scambiamo con l'orologio, e viene dalla, come dire, dalla parola divido, separare, dal greco. Quindi il tempo, noi dividiamo il tempo in istanti successivi e lo misuriamo con un cronometro, lo misuriamo con un pendolo che batte sempre lo stesso tempo. Però per noi il tempo è anche la temperatura, il tepore, l'atmosfera, quindi una misura della temperatura che sta fuori di noi. Che tempo fa, diciamo? Quindi questa parola per noi ha doppio significato. Per gli inglesi non è così. La prima è time e la seconda è weather. Ciò nonostante, il tempo cambia, il tempo meteorologico, il weather cambia nel tempo, perché c'è l'alternarsi delle stagioni. Nella nostra lingua, addirittura, se parlassimo in matematica, la derivata del tempo nel tempo è un'identità. Quindi, come dire, è logico che il tempo cambia nel tempo. Bene, la disinformazione ha lavorato esattamente su questo concetto. Come avete potuto, come dire, come nelle parole dell'88 di James Hansen, lui parla espressamente di riscaldamento globale. Io più volte vi ho parlato, o meglio, l'IPCC parla di climate change. Questo è l'imbroglio più grande che ci è stato fatto. È un imbroglio di tipo di lingua. Il tempo cambia perché noi abbiamo che la Terra gira intorno al proprio asse, orbitando intorno al Sole, e orbitando intorno al Sole con un'inclinazione non di 23 gradi rispetto al piano dell'eclittica, ovviamente ci sono le stagioni, quindi il tempo cambia in funzione dell'angolo col quale i raggi del sole investono la superficie terrestre. Quindi, su questo, come dire, su questo equivoco di tipo lessicale, si è costruita una enorme campagna di disinformazione che ha fatto parlare di cambiamenti climatici anziché di riscaldamento globale. Ma perché si è scelto parlare di climate change invece di global warming? Perché climate change è meno spaventoso di global warming. Cambiamento climatico significa che il tempo cambia, ma è natura del tempo cambiare. Quindi mi spavento di meno. Riscaldamento globale invece indica una direzione ben precisa nel quale il clima sta andando. Infine, pensateci, chi si oppone al cambiamento, che cos'è? Per definizione è un conservatore. Quindi chi ha parlato di riscaldamento globale si è visto immediatamente etichettato come un uomo preistorico. Tu vuoi tornare alle candele, tu vuoi tornare alla caverna. Quindi la battaglia in questo lessico radicalizzato, anche grazie alle campagne di disinformazione che sono state fatte, era fra uomini preistorici e uomini del futuro, dove gli uomini del futuro erano quelli che però volevano continuare a fare esattamente quello che hanno fatto, ossia business as usual. Detto questo, e mi avvio veramente alle conclusioni, ricapitolo, queste sono delle frasi che troverete già dentro la presentazione, durante la presentazione. Il o la, a seconda di come vi piace dire, CO2, è il principale responsabile dei cambiamenti climatici. I cambiamenti del vapore acqueo sono in larga parte la risposta dei cambiamenti del o della CO2 che con il massiccio uso di combustibili fossili è in continua crescita nell'atmosfera terrestre. Il riscaldamento del clima, diciamolo senza, come dire, senza infingimenti, non è cambiamento climatico, questo è il riscaldamento del clima, è inequivocabile e dagli anni 50 la maggior parte dei cambiamenti osservati sono senza precedenti. Cioè io che ho 54 anni, quello che ho visto, diciamo, 54 anni fa era una temperatura di mezzo grado più bassa di quella che vedo ora. In media, è un'enormità. Gli scenari futuri conseguenti a questo riscaldamento del clima descrivono una Terra fortemente cambiata, dove la sopravvivenza di molti ecosistemi è a rischio, principalmente le nostre città. Un mondo senza combustibili fossili è possibile, come vi ho fatto vedere, anche uno scenario di crescita economica. Le barriere per una conversione totale alle energie rinnovabili sono prima di tutto politiche e sociali e non economiche o tecnologiche. Cioè, abbiamo le tecnologie e le tecnologie sono diventate competitive con quello che in realtà già abbiamo. Questa è l'ultima slide che vi mostro e ho ripreso il grafico che sta nella slide numero 5.
La slide numero 5 vi dice quanta energia, 240 watt per metri quadri, sono disponibili in media sulla Terra. Come vedete, in questa equazione, qua dentro c'è un 4. 4 è il risultato di 2 per 2. Bella scoperta, hai fatto. Sì, però il primo 2 tiene conto del fatto che la Terra è una sfera. Quindi quello che sta all'equatore riceve, che sta nei tropici, riceve il sole più efficacemente di chi sta ai poli. E l'altro 2 tiene conto del fatto che la Terra gira su se stessa. Tenete presente che questi due concetti sono stati considerati per tanto tempo nell'antichità sbagliati. Qualcuno pensa ancora che la Terra sia piatta, e sono stati considerati eretici, mentre poi alla fine si sono rivelati rivoluzionari. E con questo ho finito.